RTL 102.5 News. Le ore 11 e 26 minuti, ben ritrovati come sempre qui su RTL 102.5 News con Stefania Iodic e Alice De Fabritis. Finalmente siamo a metà della prima ora e iniziamo anche con i nostri primi ospiti, perché non vedevamo l'ora. Tra l'altro è tornato insieme a noi una persona molto molto importante, tra l'altro anche molto esperta nel suo settore, e questa è una cosa molto interessante perché si nota anche la sua passione. E stiamo parlando di Andrea Bovero, Chairman World Spa Organization e anche presidente e fondatore, quindi presidente and founder di Life Excellence. E noi ovviamente gli ridiamo di nuovo il benvenuto, visibile al canale 737 di Sky e 233 del digitale terrestre. Ciao Andrea, come stai? Ciao a tutti, molto bene, grazie. Oh, perfetto. Allora, come ti senti a tornare di nuovo qui su questi schermi con noi? Beh, è sempre un grandissimo piacere essere tra amici. Oh, perfetto, perfetto. Questo è molto interessante. Tra l'altro, allora, noi abbiamo già parlato in realtà nella scorsa intervista un po' anche del tuo background, del tuo contesto, dei tuoi studi, della tua storia. Allora io vado subito a chiederti, lavorare nelle spa, no? Sicuramente c'è stata anche un'evoluzione di questa professione che negli ultimi anni, a quanto ho capito, è cresciuta anche oltre determinate aspettative che voi avevate, giusto? Sì, decisamente i professionisti che lavorano nelle spa si sono evoluti molto negli ultimi anni e possiamo suddividerli principalmente in quattro categorie: i manager, gli spa therapist, quelli che stanno in cabina, e i receptionist, e poi tutto quel meraviglioso mondo di housekeeping, di manutentori, che comunque sono molto importanti. Lavorare nelle spa è sicuramente difficile, per la differenza di quanto pensano in molti, perché intanto bisogna avere una certa predisposizione anche alla vocazione, alla rinuncia, perché si lavora nel weekend, si lavora in vacanza, sì, ma soprattutto si lavora su persone che sono lì per rilassarsi, sono persone in vacanza, e quindi questo non è sempre facile. E poi in cabina si lavora su persone che si spogliano, si mettono a nudo di fronte ai professionisti, e questo sicuramente crea qualche complessità, quindi sì, ci vuole una grande abilità. Certo, certo. Senti, ma se noi volessimo sapere magari quali sono anche le caratteristiche e le competenze che bisogna acquisire per intraprendere anche questo tipo di carriera nel mondo dello spa business, che cosa ci puoi dire, anche per chi magari vuole iniziare a avvicinarsi a questo mondo? Sicuramente è una delle professioni del futuro, anche perché, come abbiamo detto più volte, le spa sono diventate un vero e proprio driver che guida il turismo, guida le scelte dei turisti. Quindi sempre più persone cercano di avvicinarsi a questa professione. Beh, dipende un po' dalle caratteristiche dei professionisti. Noi ci siamo specializzati in Italia e a livello internazionale proprio nella formazione degli spa and beauty manager, che tanti ascoltatori non sanno neppure che esistano. Chi sono gli spa and beauty manager? Sono dei professionisti che coordinano, che gestiscono, che se ne intendono di economia, di finanza, ma anche di gestione. E quindi sì, sicuramente per arrivare al livello dello spa manager bisogna fare un po' di gavetta, tanta esperienza, un percorso professionale e di studi anche ben preciso, e magari tra poco approfondiamo anche la tipologia di percorso che bisogna seguire per diventare degli spa manager, come dicevi tu Andrea, e cercare di capire in realtà anche ancora di più il tuo ruolo per quanto riguarda il lavoro che tu svolgi, perché appunto parlavamo anche l'altra volta di un lavoro che fai in incognita, che però ci incuriosisce veramente veramente tanto. Per cui resta con noi, tra pochissimo continuiamo la nostra chiacchierata, intanto arrivano gli ultimi aggiornamenti di traffico e viabilità. RTL 102.5 News. 35 minuti dopo le ore 11, ben ritrovati come sempre qui su RTL 102.5 News. Questo è Planet. Ringraziamo anche Stefania Iodice per le notizie dall'Italia e dal mondo e per tutti gli aggiornamenti utili e importanti che noi qui ripetiamo sempre. Siamo anche col nostro ospite Andrea Bovero in radiovisione al canale 737 di Sky e 233 del digitale terrestre, che ci porta all'interno del meraviglioso mondo del benessere, delle spa, no? Lui proprio è appunto Chairman World Spa Organization e presidente e fondatore
fondatore di Life Excellence. Allora, continuiamo anche un po' con le domande, perché appunto, come hai detto, sicuramente serve fare tanta gavetta, tanta esperienza, no? In questo mondo per iniziare a lavorare e poi anche per avere una certa esperienza e una certa appunto profondità anche sì. per quanto riguarda le conoscenze, questa è una cosa molto importante, tu ne hai. E allora noi, anche un pochino curiose, ti chiedevamo quali sono le migliori esperienze che hai vissuto e anche magari quelle un pochino più simpatiche e curiose, perché sicuramente alcune esperienze sono state molto positive, mentre altre un pochino meno sicuramente. Beh, sicuramente, come vi ho già detto, dopo aver visitato 400 spa in Italia e all'estero, un po' di vicende mi sono capitate. Sicuramente eviterei di dire il nome delle strutture. Raccontaci le difficoltà, le cose negative, no, che hai incontrato, anche per capire in questo modo proprio i parametri di valutazione. Sì, ma mi concentrerei forse un po' sugli aneddoti che sì. mi sono capitati in questi anni. Vabbè, vi voglio far sorridere. Ci sono alcuni problemi che riguardano soprattutto i consumatori, gli ospiti maschi come me, sì. Che quando si trovano per la prima volta in cabina e devono spogliarsi di fronte al lettino con quel famoso slippino monouso, non sanno bene da che parte indossarlo. So che fa sorridere, però questo mette molti consumatori in condizioni di imbarazzo. Poi, che cosa posso raccontarvi? Ne ho viste tante in questi anni. Mi sono trovato di fronte a famiglie per la prima volta in spa con la maschera, il boccaglio, le pinne. Wow, a nuotare in pratica. Immersione sì, subacquea. Esatto, immersione subacquea. Oppure quella volta, la ricordo ancora con simpatia, quando la spa manager che mi accompagnava nello spa tour a visitare la struttura, indietreggiando non si è accorta di essere vicino alla piscina ed è caduta proprio in piscina vestita di tutto punto. Non vi dico l'imbarazzo. Eh sì, anche perché poi immagino il ruolo che ricopre, certo. comunque deve mantenere un certo rigore, no? Un'immagine comunque abbastanza austera, tra virgolette, no? E poi mentre cammina piglia e cade, insomma. Però può succedere, siamo umani. Sono degli aneddoti molto divertenti e fanno capire anche, insomma, la parte allegra, no? Anche perché appunto le esperienze sono tante, alcune migliori, alcune peggiori. Magari tra poco, Andrea, se rimani con noi, vogliamo anche cercare di capire per i consumatori, quindi per i clienti nelle spa, quali sono i criteri da tenere in considerazione per valutare il livello di servizio di alcune spa. Perché magari per chi non è esperto, anche una spa che per te che sei esperto magari ha un livello medio alto, magari invece non è così. Quindi è molto importante per fare medesimare i consumatori, sì, no? Dar loro delle metriche da tenere presente per capire se effettivamente una spa può essere buona, più o meno buona, eccetera. Sì. Quindi è sicuramente un qualcosa di utile, anche perché poi le spa nei momenti particolarmente stressanti della vita credo siano una delle esperienze più utili da fare. 378-304-1025, questo è il numero per i vostri SMS e WhatsApp, se avete delle curiosità che volete rivolgere al nostro Andrea, tanto resterà con noi ancora per un po', perché la nostra chiacchierata è bella lunga e soprattutto interessante, in parte anche rilassante. Restate con noi. RTL 102.5 News. 46 minuti dopo le ore 11, ben ritrovati come sempre qui in diretta su RTL 102.5 News, quasi al termine ormai della nostra prima ora insieme. Non temete, ce ne sarà un'altra e anche domani ci ritroveremo di nuovo qui, no, con tanti anche dopo, ospiti. Cioè nel senso, non è che per forza alle 13 dobbiamo andare, no, possiamo anche restare un po' fino a mezzanotte, che c'è da fatti, rimaniamo nulla. Ah sì, stiamo comunque in compagnia di Patacchiola, poi restiamo con Lucrezia, poi ci saranno i ragazzi di World and Travel, i nostri amabili colleghi che amiamo tanto e salutiamo ovviamente calorosamente. Però per il momento continuiamo anche con i nostri ospiti, perché in diretta con noi, collegato in radiovisione al canale 737 di Sky e 233 del Digitale Terrestre, c'è Andrea Bovero, il presidente di Life Excellence. E allora noi stiamo parlando anche dei criteri che i consumatori magari devono tenere in considerazione per valutare il servizio che le spa ti danno, no? E allora che cosa potremmo tenere in considerazione, Andrea, per noi poco esperti nel settore, ecco? Beh, i parametri sono tanti. Noi che lavoriamo in questo settore
dobbiamo tenere in considerazione davvero tanti elementi, però potremmo riassumerli in quattro macro aree. Innanzitutto l'igiene, la prima cosa che i consumatori devono considerare in una struttura, in una spa, è l'igiene, quindi le vasche lavapiedi, quelle all'entrata, devono essere riempite con acqua antimicotico, e le piscine, le acque devono essere pulite, così gli spogliatoi. Poi c'è l'atmosfera degli ambienti, il comfort, la multisensorialità, ecco, questo è un altro elemento molto importante. Poi sicuramente abbiamo l'accoglienza, l'empatia, quanto i professionisti riescono ad entrare in contatto con la nostra interiorità, e poi sicuramente la tecnica e la professionalità in cabina, che è fondamentale. Certo, sono tutti criteri da tenere in considerazione. Poi a proposito anche di empatia, visto che ricordiamo qual è il tuo ruolo nello specifico, tu comunque hai il compito di testare, no? Mi verrebbe da dire, le varie spa in giro per l'Italia e anche per il mondo, per capire se effettivamente i servizi che queste spa propongono sono giusti o c'è qualcosa da limare e migliorare. A livello di empatia, ti è mai capitato di ritrovarti di fronte persone che probabilmente però da quel punto di vista peccavano un po'? Sì, questo è uno dei problemi principali proprio delle spa in Italia e all'estero. Sicuramente la capacità di instaurare un legame profondo con l'ospite è molto difficile, quindi mi è capitato più volte di trovarmi in situazioni imbarazzanti, soprattutto proprio in cabina, quando ti trovi di fronte a un professionista che ti deve mettere le mani addosso, quindi se non c'è l'empatia è difficile. Certo, assolutamente. Invece per quanto riguarda la questione dei consumatori, no? Perché ne parlavamo poco fa, sono cambiati un po' anche gli standard per quanto riguarda quell'ambito, perché a quanto ho capito in realtà negli ultimi 50 anni le persone che frequentavano di più le spa erano comunque per esempio donne di età superiore ai 50, mentre adesso sicuramente non è più così. No, c'è stata un'evoluzione molto importante nel target dei consumatori di benessere, e dobbiamo dire che oggi il wellness è un po' un territorio comune che interessa tanti consumatori, quasi tutti. Io me ne sono reso conto proprio quando sono diventato padre qualche anno fa, e ho capito che insieme a me in spa dovevano avevo piacere che venissero anche i miei figli. Quindi oggi i consumatori delle spa sono tanti, sono coppie giovani, ma anche famiglie con bambini, single e anche anziani. E la cosa più difficile è riuscire a far collimare gli interessi e le esigenze di tutto questo pubblico così diverso. Certo. Sì, ma infatti in che modo poi si può dare un'esperienza, si può creare anche un'esperienza che possa essere adatta a tutte queste diverse categorie e fasce, perché poi ognuna richiede, no, ha delle esigenze particolari e sicuramente diverse. Beh, come si può fare? Sicuramente bisogna temporizzare le esperienze, perché è difficile mettere una giovane coppia che ha bisogno di relax, ha bisogno di star tranquilla insieme ad una famiglia con dei bambini, magari un po' chiassosi, quindi rumorosi, sì. Un po' rumorosi, esatto. Che cosa si tende a fare oggi? A temporizzare l'esperienza della spa, l'offerta, le attività a seconda dell'orario, perché è presumibile che una giovane coppia abbia voglia di recarsi in spa magari al pomeriggio, in serata, per un aperitivo, per un aperispa, mentre i bimbi vanno a fare le loro esperienze magari acquatiche al mattino. Quindi temporizzare l'esperienza. Ma vi voglio stupire, oggi si va anche a fare la pole dance in spa. No, addirittura lo sport. Tocchi un punto molto importante, perché io sono anche istruttrice di pole dance, caro Andrea, non so se tu lo sai, magari no, però sì, sta diventando molto di moda, quindi magari tra poco approfondiamo anche questo argomento, perché mi trovi esperta. Sì, però penso che sei preparata sull'argomento spa e pole dance. Non riesco ancora a capire. A Roma ci sono molti locali a Roma con delle spa con dei pali da pole dance dentro, quindi magari Andrea si riferisce a questo e magari ne parliamo tra pochissimo.
tantissimo, sempre qui su RTL 102.5 News. Rimani con noi, rimanete con noi anche voi ascoltatori. Adesso ci ascoltiamo l'ultima di Alfa, si intitola Ci sarò, e poi torniamo sempre qui in diretta. RTL 102.5 News. 56 minuti dopo le ore 11, ben ritrovati come sempre qui al termine ormai della nostra prima ora su RTL 102.5 News. Insieme a noi anche il nostro ospite Andrea Bovero, che ci ha tenuto compagnia ormai per circa mezz'ora, ci ha fatto entrare nel meraviglioso mondo delle spa, del benessere, del wellness, con anche tutte le innovazioni, i cambiamenti che si stanno affrontando in questi ultimi periodi. E proprio parlando di innovazioni e di cose nuove, ha citato anche la pole dance. Ora spiegaci un po', Andrea, come sì. funziona, perché io ho sentito, insomma, per esempio di questi hotel a Roma al centro, magari anche con affaccio sul Colosseo per esempio, che hanno in alcune stanze i pali da pole dance. Quindi si tratta più o meno della stessa cosa o no? Si tratta di una nuova grande tendenza, che è quella di coniugare sempre più benessere, sport, attività fisica e interattività. Quindi tanti sport stanno entrando nel mondo del benessere, e la pole dance, che tu conosci molto bene, che ha tutta sì. una serie di caratteristiche molto interessanti a diversi livelli sulla sfera fisica e mentale del pubblico, sta entrando in spa. Mi ha incuriosito la prima volta che mi sono trovato in piscina con questi pali, con tante signore che praticavano la pole in acqua, e quindi ho capito che sarebbe stata una tendenza da portare avanti. Sì, è vero, tra l'altro appunto la pole dance esiste anche nell'acqua, quindi ci sono questi pali nelle piscine, a quanto ho capito, perché anche io ho visto scene del genere con tante donne che vanno a fare allenamento insieme. E sicuramente è un buon modo appunto di coniugare il benessere in tutte le sue forme, quindi sia dal punto di vista psicologico, psichico, che anche dal punto di vista fisico, e quindi allenamento, sport, e questa è una cosa molto molto interessante. Tra l'altro riprendiamo per chiudere anche il discorso che facevamo poco fa, perché a quanto pare sta cambiando proprio anche l'identikit del cliente del wellness, quindi si trovano dalle famiglie alle coppie, e questa è una cosa molto molto importante, perché bisogna sicuramente riuscire a cambiare, ad ampliare anche la visione delle spa per rendere il tutto fruibile a più persone possibile. Sì, e aggiungerei che è molto importante che gli albergatori, che i professionisti del benessere comprendano l'importanza dei bimbi. Perché questo? Perché se i genitori non si portano i bambini, non possono portare i bambini in spa, non frequenteranno neanche loro le spa. Certo. Ma soprattutto, se riusciamo ad abituare i piccolini fin dai primi anni di vita al senso, al gusto del benessere, forse un domani ci troveremo dei consumatori migliori, più sensibili, ma anche in migliori condizioni psicofisiche. Certo, anche più consapevoli, perché comunque il processo di educazione si inizia in tenera età, come sicuramente stai facendo anche tu con tuo figlio, come hai detto prima. È una cosa molto utile, può cambiare appunto anche il futuro di questa professione, come già tu stai facendo. Andrea, noi ti ringraziamo tantissimo per essere stato qui con noi, per averci portato all'interno del tuo mondo, del tuo universo, che è ricco veramente di innovazioni, di novità, e questa è una cosa molto bella, ed è bellissimo anche averne parlato di nuovo qui in diretta su RTL 102.5 News. Grazie mille. Grazie a voi, e spero di incontrarti magari in qualche esperienza di pole dance e mi insegnerai tu a muovermi. perfetto. Io intanto sarò stesa sul lettino a rilassarmi mentre vi guardo. A ridere. Grazie mille Andrea, una buona giornata, buon weekend, a presto. A presto, grazie a voi. Noi torniamo tra pochissimo, sì. Sempre qui su RTL 102.5 News. Adesso vi diciamo l'ora esatta.